Chiudiamo, anzi chiedo scusa a Lorenzo Cimatti, ma è un giovanissimo, quindi ha resistenza, 26 anni, laureato in scienze della produzione animale, e lui ci racconterà insomma come la cooperativa Gran Latte del gruppo Granarolo sta affrontando la questione del benessere animale, quindi ovviamente si parla di filiera delle bovine da latte, e quindi a te la parola, grazie. Grazie mille per l'invito. Scusate, qua si è bloccato. Oggi parlerò dell'impegno nel benessere animale nella filiera Gran Latte. Io sono il dottor Timothy Lorenzo, laureato in sicurezza e qualità delle produzioni animali presso l'Università di Bologna. E attualmente lavoro in Gran Latte e mi occupo dell'assicurazione qualità e dell'assistenza tecnica per i nostri soci Gran Latte. Gran Latte è una cooperativa agricola di produzione di latte, quindi bovine da latte, formata da 633 soci collocati in 12 regioni italiane, quindi parliamo della filiera più grande in Italia della bovine da latte. E dispone di una società per azioni, ovvero Granarolo SPA, che è la nostra industria di trasformazione e di processo del latte che viene appunto conferito dai nostri soci. Quello che appunto tuttora noi facciamo in Gran Latte per il benessere animale è andare a valutare, grazie ai nostri tecnici veterinari, agrotecnici, agrotecnici, tutti gli allevamenti della nostra filiera, quindi dal nord Italia fino al sud Italia. E, storicamente, quindi, il lavoro che comunque viene fatto all'interno della cooperativa sono appunto lavori di controllo, qualità di tracciamento di tutto quello che è il processo produttivo del latte, ma in particolar modo uno dei diciamo, tematiche e controlli più importanti per la cooperativa stessa è quello del benessere animale. Storicamente parlando, la cooperativa Gran Latte ha ottenuto la prima certificazione in Italia sul benessere animale nel 2007. Infatti furono ovviamente certificati i primi 23 allevamenti di latte biologico secondo il disciplinare P078 rilasciato dal CSQA. E ad oggi è rimane la prima e unica certificazione in materia di benessere animale rilasciata in Italia. E questa certificazione è stata portata poi avanti fino al 2017, in quanto perché comunque insomma, siamo stati sempre certificati, un po' perché la comunità europea ha sempre appunto portato avanti il principio di condizionalità e che ha premiato economicamente chi rispettava il benessere animale, quindi ovviamente i nostri soci, e poi per un'esigenza del consumatore, soprattutto anche in prospettiva di una realtà legata all'etichettatura di benessere, e poi perché lo esige anche l'allevatore per contenere quelli che sono i costi e per ottimizzare quelle che sono quelle performance produttive. Sempre parlando appunto di certificazioni, nel 2017 Gran Latte inizia un processo di miglioramento del benessere animale utilizzando quello che è lo standard CREMBA, oggi Classifarm. E quindi dal 2018 la cooperativa Gran Latte ha ottenuto la certificazione grazie al DPP 122 rilasciata su tutta la filiera e su tutte quelle che sono le tipologie di latte, quindi dall'alta qualità al latte biologico al latte convenzionale. Allo stesso modo anche Granarolo, come ente di trasformazione, si è certificato, sempre appunto dal CSQA, grazie al DPP 122, come garanzia di produzione di latte di benessere appunto animale. Infatti tuttora nelle confezioni appunto viene rilasciato cioè, il bollino di garanzia di benessere animale in allevamento con i riferimenti alla certificazione appunto del DPP 122 rilasciato dal CSQA. Nel 2019 la cooperativa Gran Latte sembra intrapreso un miglioramento ulteriore di benessere animale, stilando un disciplinare interno grazie alla collaborazione fra l'Università di Milano e l'CRPA di Reggio Emilia. E di conseguenza, in base comunque alle esperienze già
fatte, trascorse con il Tremba e alle competenze del gruppo di lavoro con l'Università di Milano e il CRPA, è stata sviluppata una nuova checklist con l'obiettivo di andare a migliorare quella del Tremba, rendendola più conforme alle realtà produttive italiane, in quanto nel nostro territorio, come sappiamo, gli allevamenti sono differenti se ci troviamo nel nord Italia rispetto a se ci troviamo nel sud Italia, dove ci sono spazi completamente diversi e realtà territoriali completamente diverse. Quindi avevamo l'esigenza di andare a stilare una checklist che andasse anche a prendere in considerazione magari quegli allevamenti più estensivi, come ad esempio in Puglia, dove gli animali sono tenuti al pascolo prevalentemente quasi tutto l'anno, tutto l'anno godono dell'utilizzo estensivo dei pascoli fondamentalmente. Quindi ci siamo appunto certificati nel 2019, grazie appunto a questa nuova certificazione del DTP 142, sempre rilasciata dal CSQA, e per cui appunto è nata la linea con la bontà responsabile, dove appunto viene proprio portato avanti il compito della certificazione del benessere appunto animale nei nostri allevamenti. Rispetto quindi al Cremba, cos'è che è cambiato nella nostra checklist Onini CRPA Grallatte? Fondamentalmente la checklist del Cremba prendeva, perché ormai si chiama Classifarm, prendeva in considerazione 90 item. Classifarm ad oggi ne comprende 105, noi ne comprendiamo 173, che diventano poi 188 se si considerano anche i robot di mungitura. Questo aumento degli item fondamentalmente non è da considerarsi come una fastidiosa indagine, un'ulteriore indagine come mole di richieste di dati da parte dell'allevatore, ma va nella direzione di fornire maggiori informazioni più dettagliate per cercare appunto di andare a migliorare sempre di più quello che è il benessere animale. Appunto per questo abbiamo appunto voluto approfondire nella nostra checklist tutte le varie tipologie di allevamento, quindi un allevamento che potesse essere solo, quindi al chiuso, senza spazi all'aperto, oppure chiuso con spazi all'aperto, ad esempio paddock, oppure una realtà solo ed estensiva, quindi solo e sempre appunto all'aperto. Questo aspetto non era presente purtroppo in Classifarm, quindi i nostri allevatori, specialmente quelli del Sud Italia, non venivano, diciamo, valorizzati al 100% su questa tipologia di allevamento. E quindi abbiamo appunto voluto, insomma, anche andare verso quindi le esigenze dei nostri soci. E ulteriormente cosa è cambiato nella nostra checklist? Siamo andati a ragionare per singola categoria bovina, cioè quindi andando a determinare delle sezioni specifiche, quindi con relativi punteggi per vacche in lattazione, vacche in asciutta, manze e anche vitelli in pre post svezzamento. Su Classifarm questo era molto più generico, mentre noi siamo andati proprio a identificare proprio la singola categoria nel tutto suo insieme. E noi appunto, se in un allevamento non, ad esempio, non ci sono delle categorie, mancano delle categorie, il nostro sistema di valutazione dei punteggi non attribuisce quel punteggio a quella categoria, ma pondera il risultato sulle categorie valorizzate. Mentre invece Classifarm ne attribuisce un valore intermedio su tutto l'allevamento. Quindi per noi non era una valutazione completa, insomma, in tutto il suo insieme. Inoltre, abbiamo voluto anche andare a lavorare su un aspetto molto importante per noi, cioè la longevità nell'allevamento. Cioè, ci siamo chiesti quanto gli allevatori, diciamo, nelle loro mandrie, avessero animali che avessero un'età superiore, magari a 3 anni, e quindi concentrandoci proprio sulla longevità. Perché abbiamo appunto voluto andare a lavorare su un aspetto comunque anche che premiasse l'allevatore nel rispetto comunque sia dell'animale stesso, sia perché comunque come molto spesso non viene risaputo, longevità di un animale è sinonimo comunque di possibilità di trarre più vantaggi. Vantaggi a livello produttivo, quindi più l'animale va avanti per età e quindi più produce, quindi questo può trarre guadagno anche
da una rimonta comunque nell'allevamento stesso, risparmiare quindi su un eventuale anche acquisto di o vendita di animali e soprattutto anche sappiamo che le vacche più longeve sono quelle che dimostrano essere anche più resistenti più nel tempo anche a malattie, patologie a carico anche dell'apparato mammario e podale. Oltre a ciò siamo andati anche a valorizzare quelle che potrebbero essere le tipologie di fabulazione all'interno dei vari tipi di allevamenti, quindi focalizzandoci sul pavimento, quindi andare a valorizzare quelle che sono le varie tipologie, sia al chiuso che all'aperto, quindi tutte le varie tipologie di pavimentazione, piena, con o senza legatura, con gomma o con lettiera, se ci fosse appunto il fessurato idoneo o non idoneo, e allo stesso tempo se qualora eventualmente avessero il paddock oppure no, valorizzare anche se il paddock è intera battuta oppure è innerbito. E inoltre anche focalizzandoci su quella che è la frequenza di pulizia delle corsie, perché ovviamente più l'allevatore o manualmente o meccanicamente pulisce quelle che sono le corsie, più gli animali sono puliti e sono meno sporchi. E di conseguenza anche questo si ripercuote sia sulla pavimentazione di alimentazione, ma anche sia sulle pavimentazioni di riposo. E stessa cosa, ci siamo poi anche ovviamente concentrati su quanto tempo gli animali potessero accedere all'esterno, negli spazi, quindi nelle aree paddock, con le aree di pascolo, quindi quanto tempo potessero permanere all'esterno. E stessa cosa appunto anche andare a valutare quella che fosse la superficie di sfavorazione coperta e scoperta per ogni singolo capo di ciascuna categoria bovina all'interno dell'edificio. Un altro aspetto molto importante che nella checklist classica purtroppo non viene considerato è la presenza o meno di robot di mungitura negli allevamenti. Robot che tuttora sta diventando sempre più importante negli allevamenti e prenderà sempre più piede nell'allevamento. Noi siamo andati proprio a lavorare su la presenza del robot in quelle sale che appunto hanno i robot di mungitura, andando quindi a valorizzare tutte quelle che sono le varie situazioni che un robot di mungitura può influenzare sul benessere dell'animale stesso, quindi andando a calcolare quelli che sono il numero medio di mungiture, le percentuali di rifiuti, il numero di fallimenti o anche la percentuale di tempo medio usato in mungitura. E allo stesso tempo anche se vi è ad esempio una sala di attesa prima che appunto gli animali vadano a farsi ammungere, oppure se il robot utilizza spazzole per pulire i capezzoli oppure no. Inoltre ci siamo anche focalizzati su problemi che possono essere insorgere a livello sanitario, quindi quanto il benessere possa influenzare anche la biosicurezza dell'allevamento stesso. Quindi siamo andati a cercare appunto di dare importanza e valorizzazione a quella che è il controllo della qualità del colostro in azienda. Quindi, ad esempio, focalizzandoci anche sulla presenza o meno di banchi di colostro negli allevamenti stessi, e non solo, ma anche sulla gestione della mungitura e sulla sanità della mammella, con domande specifiche sull'applicazione di procedure di disinfezione che sono conformi alle normative vigenti. Stessa cosa anche per la valutazione dell'alterazione dei capezzoli. Uno dei nostri ABM è proprio andare a valorizzare e vedere per singolo capo, come appunto sono i capezzoli delle nostre bovine. E inoltre anche a tutti quelli che sono poi i protocolli di biosicurezza, quindi specifico per le singole malattie, quindi quali potrebbero essere presenza di batteri contagiosi, IVR, BVD, paratubercolosi, quindi quelli anche che sono i piani di controllo nazionale. E inoltre ci siamo focalizzati anche su le cellule somatiche, cioè si fa un conteggio medio nell'arco di un anno, anziché una media geometrica al momento della vista, della visita, perché questa non potrebbe appunto risentire di quelli che sono gli effetti stagionali.
Inoltre, abbiamo dato importanza anche a quella che è la digitalizzazione del benessere animale, nel senso che i nostri tecnici veterinari e agrotecnici sono stati formati per l'utilizzo online di un applicativo, per inserire, sul portale, le nostre schede di rilevazione, per avere poi un calcolo, un punteggio, reale della situazione appunto di benessere animale, in stalla. Quindi, qua ad esempio, ho riportato un esempio di un allevamento dove possiamo vedere che ci sono quelle che sono le varie schede di gestione, allevamento, di sicurezza e della mungitura, cioè appunto la gestione della mungitura della sala della mammella, e poi ci sono successivamente tutte quelle che sono le varie unità presenti nell'allevamento stesso, e poi a fianco un esempio di quelli che possono essere i punteggi ponderati anche per singola categoria di animale e singola, appunto, diciamo, macro area di biosicurezza e di mungitura. Per valutare come valutazione finale del punteggio, abbiamo deciso appunto di non esprimere un punteggio in percentuale, ma di attribuire un vero e proprio punteggio per riuscire a esprimere al meglio quella che è la situazione dell'allevamento e che permettesse appunto di misurare in maniera puntuale e dinamica l'andamento del livello del benessere animale, in modo tale da poter poi valutare quelli che sono nel tempo i miglioramenti dei nostri soci. E in quanto appunto il nostro appunto punteggio si adegua a quelli che sono i coefficienti che vanno poi a modificarsi nel tempo in base a quelle che sono poi le evoluzioni degli allevamenti stessi. E quindi per cercare di ottenere un valore e un punteggio dinamico e puntuale che misuri proprio l'andamento del livello del benessere stesso. E con questo ho concluso e non è stato troppo cedere e grazie appunto per l'attenzione a tutti quanti. Grazie, grazie Lorenzo. Allora io vorrei fare in ultimo, ovviamente non ci dilunghiamo oltre, anzi vi chiedo scusa, ma io non ho voluto interrompere nessuno di voi perché sono stati veramente tutti interventi molto interessanti. Vedo che in chat c'è un appunto, non abbiamo probabilmente parlato adeguatamente della zootecnia biologica, ma lo faremo magari in prossimi eventi che magari organizzeremo, visto che il benessere animale ovviamente rientra anche appieno nella zootecnia biologica. Vi salutano Corrado Fenu e Sabrina Diamanti che per motivi di viaggio l'una e di lavoro l'altro hanno dovuto lasciare prima, anche Stefano Rosini perché gli chiudeva l'ufficio. E ringrazio tutti i relatori per la disponibilità, per la competenza, ma soprattutto le persone, ancora 230 che sono ancora collegati.